I vetri della manna di San Nicola sono una testimonianza di una tradizione molto antica legata al culto di San Nicola ed è noto che le spoglie di San Nicola di Mira giungono a Bari nel 1087 e da allora si avvia questa forte tradizione legata al culto di San Nicola. Queste bottiglie contengono un liquido particolare, scaturito appunto dalle ossa del santo, e questo liquido è ritenuto taumaturgico, ritenuto importante dai baresi, e quindi conservato all'interno di questi manufatti artigianali, realizzati a Venezia con il vetro appunto soffiato, e poi giunti a Bari, dove diversi artisti, diversi artigiani li andavano a decorare. Come è possibile notare, vi è sia l'effigie del santo con le sue caratteristiche, ma sia scene della vita, soprattutto relative a eventi miracolosi, per cui si invocava appunto la benedizione del santo in momenti particolari e difficili della vita. La produzione più importante di queste bottiglie va dal 600 all'800. Ad oggi non vi è più una produzione così, diciamo, cospicua, importante, per cui possiamo solo godere di queste poche e rare testimoni di questa antichissima tradizione. Nel 1600 la raffigurazione della Vergine Addolorata conquistò gran parte della committenza di tutta Europa, in particolare della Spagna e dell'Italia meridionale, quando la spiritualità era più forte e quando si andava alla ricerca proprio di una condivisione della sofferenza e del dolore con la divinità. L'opera che vediamo qui presente appunto appartiene alla produzione napoletana del 600, attribuita a uno dei più importanti artisti meridionali, che è Massimo Stanzione. Il 600 a Napoli viene considerato dagli storici dell'arte il secolo d'oro dell'arte napoletana, poiché diversi ordini religiosi importanti, molto potenti, commissionano diverse fabbriche, tra cui abbiamo il cappellone di San Gennaro, la chiesa del Gesù e la meravigliosa certosa di San Martino. Questi contesti permettono l'incontro di artisti provenienti da varie parti d'Italia e d'Europa, quindi un incontro importante tra artisti magari emiliani inclini a una cultura figurativa più classica o fiamminghi. Ma all'inizio del decennio del 600, del primo decennio del 600, abbiamo l'arrivo di uno dei più grandi artisti italiani, che è Michelangelo Merisi da Caravaggio, il quale influenza in maniera determinante l'arte napoletana. Ma sarà poi il Ribera, che giungerà qualche anno più tardi, ad addolcire i toni del Caravaggio, il quale andava alla ricerca appunto della verità. La verità non cercando quella che era la bellezza ideale, idealizzata,
ma andando a raffigurare la realtà così come si presentava ai suoi occhi. Difatti, utilizzava molto spesso dei modelli. E così questi artisti, come Massimo Stanzione, adottano appunto dei modelli o delle modelle. Difatti è possibile attribuire quest'opera a Massimo Stanzione proprio per l'utilizzo della stessa modella in altre opere, come per esempio nella Giuditta custodita nel Museo di Boston o nell'Annunciata che si trova a Marcianise. Come possiamo vedere, il volto della Vergine è fisso verso l'alto, volge quindi lo sguardo verso l'alto, una luce molto forte, colpisce completamente il viso e questo, velo bluastro ne evidenzia la regalità. E possiamo ben concludere con le parole di Raffaello Causa, il quale definì Massimo Stanzione il grande, l'autentico, l'unico rivoluzionario del primo 600 napoletano. Il paesaggio diviene assoluto protagonista nelle opere d'arte e questo già con la pittura del Canaletto, il quale ritrae nelle sue opere la Laguna Veneta. Nell'Ottocento, in un primo momento con la scuola di Barbizon e poi col diffondersi della pittura impressionista e quindi della pratica della pittura en plein air, il paesaggio diviene trionfa nelle opere d'arte. Quindi la Laguna Veneta e il Golfo di Napoli diventano i nuovi protagonisti dei quadri. L'elemento umano viene ridotto al minimo e il paesaggio trionfa nella sua bellezza. Fino ad arrivare a pittori come Fausto Pratella, autore dell'opera Al mio fianco, a figlio di Attilio, che in un primo momento si forma nell'Accademia di Belle Arti di Bologna. Poi giunge a Napoli dove ha la possibilità di confrontarsi con artisti del calibro di Giuseppe Casciaro e di Domenico Morelli e quindi di praticare la pittura di paesaggio. Come possiamo vedere nell'opera di Fausto Pratella, lui utilizza una pittura pastosa con queste pennellate rapide che in lontananza danno l'effetto proprio del riflesso della luce sul mare e di una grande profondità. E come possiamo notare, i personaggi sono al minimo, sono molto più piccoli rispetto a tutto il paesaggio. E Fausto Pratella raffigura la Laguna Veneta, nonostante sia napoletano, proprio per questa sua passione sia del Golfo di Napoli, di Posillipo, Capri, eccetera, ma anche di questo spettacolare paesaggio, di questa panorama meraviglioso appunto amato in tutto il mondo.